Prima che la Marvel gli pagasse 3 mutui, compreso quello della Luna, facendogli interpretare Tony Stark nella sconosciuta pellicola Metal Man, Robert Downey Jr. era alla ricerca di un ruolo in un franchise che lo tenesse lontano dalle piste. Questi sono i suoi provini falliti, finora tenuti nascosti. Azione! Dobbiamo abbandonare la montagna, verso la breccia di Rohan. Prendetela via per... Senti, la mia... quando ammazzo Voldemort, posso dire facciamo i tacchini? Stop! Prendetela via a ovest per la mia città. La breccia di Ronaldo ci porta più vicini a Isernia, in Molise. Isengard, che Isernia? No, ho scambiato le mappe. Pausa! Non passeremo sopra, ma sotto, nelle miniere di Moria. Invitiamola a cena questa Moria, prima di conoscerla così a fondo. Ma che cazzo! Signor Downey! Scusa, posso? Prego. Non fare lo scugnizzo, le hai rubate tu le ciambelle. E io dico, tu! Fatto. Complimenti, lo fa uguale, ma noi il doppiatore di Winchester... Posso già fare la voce di tanti altri personaggi? Non ce n'è bisogno. Faccio Barney? Va bene. Motore? Datemi un minuto prima di iniziare a girare. È un personaggio molto complesso. Un po' di pazienza. Eccolo che arriva. Azione. Ma perché sti ragazzini stanno sempre incazzati? Boh, vallo a sapere. Invece ti ricordi di noi le risate? Fregene, estate 73-74, la conchiglia. Ah, Rubè, non mi ci fa pensare. Tu eri sdraiata sulla sabbia dorata, in lontananza le onde che si infrangevano sulla battigia. Al jukebox, pazza idea te batti bravo. Eri tenerissimo. Ti ricordi che bucio de c***o che t'ho fatto? Buongiorno, madre. Buongiorno. Buona, buona. Azione! Sono Batman. Ok, stop. Roberto, un attimo. Riesci per caso a fare una voce? Una voce, dici? In che senso, scusa? Una voce oscura, cattiva. Tipo Maria De Filippi? Sì. È bella cattiva, lei. Sì, va bene. Proviamo con Maria De Filippi. Azione! Chi ha fatto la rapina alla banca? Non so niente, lo giuro su Dio! Gioca su di me. Va bene, stop. Bravissimo. Facciamo una cosa. Ti chiamiamo noi. Fatemi sapere. Bravo. A questo punto io vengo lì, lo strangolo e gli sussurro chi ha il capo. Ma solo se tu sei d'accordo con me da regista, perché non mi permetterei mai di cambiare il film. No, tu sei un grande. Vi prego, facciamo questo film perché sono stanco di mangiare cibo per cani nella mia roulotte. Avrebbe venduto sua madre pur di apparire nel film. Posso interpretare sia il buono che il cattivo? Ma come? Ho solo provato ad evitare una possibile strage. Allora facciamola così, eh? Okay. Piano, calma! Se un attore non lotta per quello che sogna, vale meno di uno scalpello. Facciamo così! Magari ho esagerato, ma ne è valsa la pena. Ne è valsa la pena, sì, patatone! Guardate lì, 10 film Marvel in cui ti si vedeva solo la testa e ora ti lanciano lingotti d'oro e mutande ogni volta che respiri. Ed è per questo che ti amiamo, perché sei diventato l'uomo dei nostri sogni. Come lo è diventato Angelo Maggi, che si è prestato a doppiare questa piccola follia, grazie! Ti bacerei fortissimo, ma non si può, e soprattutto sarebbe pure un po' strano, quindi iscrivetevi ai suoi canali e ti voglio bene. Grazie anche a Massimo Triggiani, che con la sua voce calda e suadente ha dato un tocco magico in più a questo video. Sto bell'uomo è pure la voce di John Walker in Falcon and the Winter Soldier, quindi non so, magari ci scappa un riassuntone, E ovviamente non posso che ringraziare l'uomo che ha dato vita a tutti quei registi che avete sentito parlare poco fa, che non avrebbero voluto fare altro che prendere a calci nelle orecchie quel pippo di RDJ, ovvero Andrea Seth Marino. Iscrivetevi al suo canale, RaveTube, parla di doppiaggio, videogiochi, correte. Vi lascio tutti i social per poter seguire questi patrimoni dell'umanità proprio qui sotto. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video che magari potrebbe parlare di... non lo so... cose strane...